Ancora allagamenti nel centro-nord della Toscana. Una bomba d'acqua ha investito la Val di Nievole, in particolare la zona di Montecatini. La pioggia è caduta con intensità torrenziale per una ventina di minuti, quanto basta per far allagare alcune strade e sottopassi del centro e della prima periferia. Diversi pure gli interventi dei vigili del fuoco per alcuni scantinati allagati e della polizia municipale, che è stata costretta a chiudere alcune strade per la troppa acqua sulla carreggiata. Sistema fognario in tilt e disagi alla circolazione anche in Versilia, soprattutto nella zona di Forte dei Marmi. Nel mirino degli abitanti che hanno subito problemi a case, attività lavorative, oltre che negli spostamenti, è finita la mancata manutenzione con griglie intasate e tombini pieni di foglie. I disagi causati dal maltempo hanno richiesto diversi interventi dei vigili del fuoco, pure tra le strade della passeggiata di Viareggio. Nelle scorse ore danni e allagamenti si erano già registrati in provincia di Massa Carrara per una bomba d'acqua durata circa mezz'ora. Anche in questo caso numerose le proteste dei cittadini per la mancata manutenzione. La situazione più critica alla stazione, invasa completamente dall'acqua che è scesa dalle scale del sottopassaggio come un fiume in piena.